Domande di oggi sono quelle che tutti noi ci facciamo in famiglia, sul lavoro, con gli amici, nei salotti, al bar. Interrogativi ai quali spesso è difficile rispondere in modo davvero convincente. Proviamoci con l'aiuto di famosi personaggi ed esperti. È opportuno che il ministro riveli la possibile alleanza fra anarco-insurrezionalisti e BR. Dopo l'allarme dei pacchi bomba, il ministro dell'Interno Giuseppe Pisano davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'8 gennaio ha lanciato l'allarme, rivelando che si rischia una possibile alleanza tra anarco-insurrezionalisti e brigatisti, ma ha fatto bene. Risponde Sergio Zavoli, giornalista e scrittore. Il problema non mi sembra tanto la pericolosità del rendere pubblica un'ipotesi, come ha fatto il ministro. Essere o non essere, questo è il problema. Che potrebbe giovare agli evasori, quanto alla ribadita persuasione di trovarci dinanzi a un fenomeno allarmante che richiede un aggiornamento delle norme legislative in materia, seppur escludendo risolutamente un ricorso a leggi speciali. A ogni ambito della repressione il ministro intende assegnare un'operatività severa, moderna, efficiente, lontana sia dalle declamazioni suggestive, sia dagli ottimismi infondati. Egli ha pronunciato parole importanti sottolineando che... Scusate. Egli ha pronunciato parole importanti sottolineando che, nonostante i successi ottenuti contro le BR, la minaccia terroristica è cresciuta, ma ha anche aggiunto che non bisogna farsi distrarre dall'enorme clamore mediatico riservato agli anarco-insurrezionalisti, perché nel vecchio triangolo industriale nel nord-est sta profilandosi una sorta di pedemontana eversiva, con apporti sociali e culturali che possono dare sostegno ad atti terroristici anche di estrema gravità. La Federazione Anarchica Informale, che raggruppa varie sigle dell'anarchismo, ha dichiarato di non voler creare strutture organizzate al pari di quelle fatte proprio dalla cosiddetta lotta armata, aggiungendo la dura ostilità per quanti di loro cercano un leader. Resto agli anarco-insurrezionalisti non sembrano essere più di 20-30. Scusate. Del resto gli anarco-insurrezionalisti non sembrano essere più di 20 e 30. Il grosso del gruppo appare fatto da indipendentisti sardi. La domanda di oggi ha un senso perché si rivolge a quanti, compresi noi giornalisti, al di là delle intenzioni, elargiscono agli eversori l'aureola di nuovi rivoluzionari. Ma se c'è una rivoluzione senza popolo, ancora una volta è questa. Dentro la farneticazione, dietro il vuoto. Giuseppe Pisano. Vero o falsa quella nuova foto della cattura di Saddam Hussein? Ha fatto il giro del mondo, ripreso da giornali e televisione. È una foto inedita della cattura di Saddam Hussein. Una foto apparsa sul sito internet, ma lo ricordo. www.military.com, un sito specializzato in notizie di intelligence.
Ma gli interrogativi sono pesanti. Come mai appare solo adesso? E soprattutto quella foto è vera o falsa? Corrisponde Andrea Purgatori, esperto di affari militari di intelligence. La foto ufficiosa di Saddam Hussein a terra dopo la cattura, tenuto per il bavero da un militare con i tratti del volto resi irriconoscibili. Per ovvi motivi di sicurezza. Sembra davvero autentica. E per la verità ricordo molto un'altra immagine finora mai vista, su cui però esistono certe aneddotiche che ne rende probabile l'esistenza in qualche archivio. Quella di Totorina, boss di Cosa Nostra, tirato giù di peso da una macchina ferma in una rotonda della tangenziale di Palermo, sbattuto faccia a terra, immobilizzato allo stesso modo della RAI. Dal mitico capitano dei carabinieri ultimo. Era il 15 gennaio del 93. Vale la pena dire subito che l'autenticità di questa fotografia ufficiosa, cioè non distribuita dal Pentagono nel lotto delle istantanee passate alla stampa, subito dopo l'arresto di Saddam, sembrerebbe confermata anche dal fatto che alcuni importanti siti di questioni militari, www.military.com, per esempio, che conta su 3 milioni di membri, per la maggior parte personale delle forze armate statunitensi in servizio in pensione, l'hanno inserita nella loro homepage, anzi non è affatto da escludere che a passare in rete sia stato uno degli uomini che hanno partecipato all'operazione. Magari proprio uno di quei componenti delle forze speciali che si riconoscono nella foto da alcuni dettagli. Il guanto di pelle e la buca sulla destra, l'orologio e gli scarponcini leggeri scamosciati a sinistra ai piedi del militare che tiene stretto Saddam. Diversi per fattura e per uso dall'equipaggiamento. Standard dei militari della US Army, dislocati in Iraq. Altro dettaglio importante, quella macchia nera davanti alla faccia barbuta di Saddam. Sembra un passamontagna utilizzato dalle forze speciali o uno dei cappucci che vengono messi in testa agli arrestati con un duplice scopo: impedire loro di vedere in faccia i componenti delle squadre d'attacco e far perdere il senso dell'orientamento durante il trasferimento nei luoghi di detenzione. Se poi quella sbavatura di rosso sui denti fosse davvero sangue, forse l'effetto di una violenta colluttazione. Avremo anche una spiegazione completa di quell'esame alla bocca visto nel filmato diffuso dal Pentagono. E che per gli iracheni abituati a un Rai semidio che concedeva al massimo di farsi sfiorare una spalla in segno di sottomissione, è stato più devastante nello sgretolare definitivamente un mito di quanto non sia accaduto con tante statue e ritratti fatti a pezzi dai tank americani. Tutto insomma lascia credere che la scena non sia affatto un fotomontaggio, ma un eccezionale documento che ci lascia immaginare cosa sia realmente accaduto quella notte. Ci ricordiamo, lui era un fanatico, si faceva costruire le statue per tutte le vie della città, del paese. Aveva i suoi ritratti appesi nello studio. D'altronde è fuori di dubbio che l'operazione sia stata interamente filmata e fotografata in tutte le sue fasi, dall'accerchiamento della fattoria alle porte di Tikrit, fino all'irruzione nella cisterna bunker dove il Raisi era addormentato su una cassa piena di dollari. È un pacco di documenti ora nelle mani della CIA. In caso di morte di Saddam, suicidio, conflitto a fuoco, il Pentagono non avrebbe potuto rischiare, come già accaduto con i suoi due figli, Uday e Kusay.
di non avere in mano prove sufficienti e trasparenti a mostrare la dinamica della cattura di quell'asso di picche che ha consentito a George W. Bush di ribaltare sostanzialmente i sondaggi dell'opinione pubblica sull'esito del conflitto in Iraq, ma soprattutto sulla gestione disastrosa del dopoguerra. Questa foto della cattura di Saddam Hussein è rimasta fino a pochi giorni fa inedita. Scusate, ma dopo la sua pubblicazione su internet è stata ripresa da tutti i giornali, sebbene molti abbiano avanzato dubbi sulla sua autenticità, ci sono altissime probabilità che sia vera. Invece dei saldi di stagione non potrebbero fare prezzi un po' più bassi tutto l'anno? Quelli erano due cretini. Scarpe, cappotti, gonne e pantaloni. Ma anche quest'anno sono loro, in primo luogo, l'obiettivo del popolo dei saldi, che affolla strade e negozi dopo le feste di fine anno per comprare a prezzi più convenienti. Ma i negozianti non potrebbero abbassare i prezzi durante tutto l'anno, risponde Sergio Millet, presidente della Confcommercio. Chiariamo anzitutto un punto. In Italia i saldi possono essere fatti solo in un determinato periodo dell'anno, che è regolamentato per legge, per consentire alle strutture commerciali di liberare i magazzini della merce rimasta in venduta e di acquisire così anche parte della liquidità necessaria per l'acquisto di nuova merce. In altri paesi, invece, vi sono norme più flessibili, talora più vantaggiose sia per il negoziante che per l'acquirente. Il problema non è del commerciante, ma di chi ha ritenuto di imporre in Italia, a torto o a ragione, una rigida normativa. Serve tuttavia spiegare cosa ci sia dietro alla formazione del prezzo, determinato in base a una complessa serie di fattori che seguono le dinamiche del libero mercato. Aumenti dei listini della produzione e dell'intermediazione dei grossisti, carichi maggiori delle spese minime di trasporto, lievitazione delle tariffe, dei servizi di pubblica utilità, di imposte locali, per non parlare del sempre maggiore costo di banche, assicurazioni, sicurezza, eccetera. Per poter pareggiare i propri conti, il commerciante che gestisce un'impresa come tante altre, ma assai meno capitalizzata, non può non tener conto di tutti questi fattori che incidono pesantemente sul bilancio. Poi è appunto quello che fa anche con i saldi. Scusate, può ed è appunto quello che fa anche con i saldi, è ribassare il prezzo fino a vendere sotto costo merce datata e che l'anno prossimo rischia di essere fuori mercato. Ma non può certo caricarsi, scusate, sulle spalle tutti i costi di un sistema che pretende di avere sempre, sull'unghia, un sottornaconto, una coda per i saldi. Direi che per il momento è tutto. Alla prossima.